Puntuale come sempre, a fine luglio a Pizzo Calabro torna alla Coppa della Pace, quest'anno giunta alla sua 17ª edizione. La giornata inaugurale presso il Lido Blue Moon ha visto ai nastri di partenza 16 squadre maschili e 12 femminili, mentre si va verso il traguardo delle 24 squadre per il torneo di beach volley misto, che si svolgerà nell'intera giornata di sabato. Per il secondo anno consecutivo poi anche il basket troverà spazio con un suo torneo 3x3. Il tema di quest'anno sarà la lealtà in tutte le sue declinazioni, a partire dallo sport e dal divertimento. Il colore della bandiera della pace abbinato è il giallo. Siamo alla 17ª edizione, ma 18 anni di storia, perché abbiamo iniziato nel 2005. Ormai siamo forse rimasta l'unica associazione così longeva ad operare sul territorio, e per noi è un orgoglio ed un onore, soprattutto quest'anno che abbiamo avuto uno staff dopo 16 anni di amici di Roma che ci hanno seguito. C'è stato un po' un cambio generazionale, ci sono stati dei ragazzi che sono avvicinati e ci hanno voluto seguire, e la cosa bella è che sono tutti quanti del posto, tutti quanti della zona, e questo cambio ci permette di poter iniziare un nuovo ciclo. Dopo 18 anni diventiamo maggiorenni e quindi siamo capaci di camminare sulle nostre gambe, ed è una cosa molto, molto bella che ci inorgoglisce. Dall'altro lato però ci sentiamo un pochettino vuoti, perché ci manca chi ci ha fatto crescere, tutto lo staff che veniva giù da Roma, che salutiamo tantissimo perché siete stati la nostra forza fino ad oggi, ma siamo certi che voi lo sarete anche da domani e per sempre. La formula vincente è sempre stata quella di collegare questa manifestazione a una parola che abbia un significato molto profondo. Quest'anno è la lealtà. Sì, quest'anno la parola è esattamente la lealtà. La lealtà per noi è qualcosa di molto importante. La lealtà va manifestata ogni giorno in qualsiasi cosa si faccia. Nello sport la lealtà è molto importante. È molto importante perché per giocare a qualsiasi sport bisogna essere leali verso il compagno. Verso il compagno che combatte con te di fianco, ma bisogna essere leali anche contro gli avversari. E il fatto di portare avanti ogni anno i colori che noi abbiamo rappresentato nel nostro bandierone è qualcosa di veramente molto importante per noi, perché sicuramente è un onore, ma è anche un onore portare avanti questi valori e trasmetterli a tutta la comunità e far sì che lo sport arrivi nelle case di tutti per quello che è veramente, ovvero socialità, valori e stare insieme, stare bene insieme.